da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette, Mercogliano, Avellino. I candidati campani di Più Europa fanno tappa ad Avellino, sud aree interne, la dorsale appenninica italiana che dell'Europa ha più bisogno. Mentre il governo giallo-verde propone assistenzialismo e sovranismo, il partito di Bonino e della Vedova vuol sfidare la corrente. Lo fa con capolista nella circoscrizione sud, Raimondo Pasquino, già rettore dell'Università di Salerno. La presenza di Salvini lunedì ad Avellino e nelle liste della Lega dell'attuale rettore dell'università con sede a Fisciano diventano tema di dibattito e di impegno. Si commenta da sé, cioè io ho vissuto l'esperienza della CRUI, dei rettori nazionali, li abbiamo sempre combattuti perché hanno, come dire, danneggiato con i loro trasferimenti di risorse dal sud al nord, perché questo era, hanno danneggiato il sistema formativo, ci hanno riempito di male parole, se vogliamo definirle male parole. Ho vissuto a Torino dove non si fittavano le case ai calabresi con i cartelli e poi si intendevano i napoletani. Allora con questa gente io non ci vorrei avere niente a che fare. Poi se questa gente pensa di poter strumentalizzare i popoli del sud, si accorgerà che prima o poi il problema sarà chiarito, e sarà chiarito nel modo più giusto, perché noi siamo per l'uguaglianza delle persone e siamo anche per il rispetto delle persone. Il presidente provinciale di Più Europa, Bruno Gambardella, riassume così le priorità. L'Europa sta cercando di veicolare questo messaggio: non abbiamo bisogno di meno Europa, non abbiamo bisogno di inutili sovranismi, non abbiamo bisogno di beceri nazionalismi, ma abbiamo bisogno di più Europa e di meglio Europa. Quindi vuol dire che anche gli enti locali, gli amministratori locali devono attrezzarsi a cogliere meglio la sfida e le opportunità dei fondi europei, devono aprirsi alle collaborazioni che sono strettamente necessarie, sono, io direi, forse oggi le uniche risorse che noi abbiamo. Alessandra Senatore, in campo per le elezioni del 26 maggio, dice stop a politiche di assistenzialismo. Assolutamente non ha bisogno del reddito di cittadinanza così come è stato concepito dal Movimento 5 Stelle. Sicuramente le misure di contrasto alla povertà sono fondamentali in qualsiasi paese civile, però queste devono essere sorrette da politiche rivolte alla creazione di lavoro, sviluppo e crescita. Il Mezzogiorno non ha bisogno di assistenzialismo, lo abbiamo vissuto per anni, questa visione del Mezzogiorno come un'area d'Italia assistita, spesso asservita a logiche clientelari. Assolutamente il Mezzogiorno non è questo, il Mezzogiorno ha bisogno di crescere autonomamente con le proprie forze autopropulsive.